già mi sento più atletica, guarda, quando c'è Whispon Air sono tutta atletica. Momento, come promesso, di conoscere l'ospite di questa mattina all'interno del nostro appuntamento con Wisp On Air. Wisp On Air, tutti gli sport, lo sport per tutti, in diretta su Radio Siena TV. Ma che piacere ritrovare il nostro Renzo Bicchini, responsabile attività basket del Wisp Siena. Renzo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Beh, è anche un camminatore, un grande camminatore, Renzo. Ci siamo conosciuti proprio in un trekking. In un trekking. Bello, sì. Impegnativo anche. Sì, sì. Mi pare una 38 chilometri erano. Su due giorni. Due giorni, certo, facciamo con molta calma. Però insomma sport a tutto tondo, ovviamente. Ma con te, visto che sei responsabile delle attività di basket, ecco, insomma, ci incentriamo su questo argomento. Intanto, da quanto tempo ti occupi del basket? Da una vita, diciamo. Da sempre. Sì, perché quest'anno faremo il 35esimo campionato provinciale e credo di essermi occupato di 27. Ma che bello! Bello, perché è una passione. Sì, poi vedi passare generazioni, vedi insomma un po' tutti quelli che amano il basket in qualche modo sono passati. Passano di lì. Non tutti, ma insomma quasi tutti. Esatto. Senti, intanto parliamo del presente, a che punto sono le iscrizioni per il... Sì, le iscrizioni sono scadute, ora domani sera faremo la riunione preliminare con cui stabiliamo la formula e tutte le modalità connesse al campionato. Appunto, quindi ancora la formula no, la formula appunto viene sempre un po', diciamo, una nostra caratteristica, la decidiamo insieme alle squadre anche per calcolando le settimane di gioco, perché qui non è bisogno per venire un po' incontro, no? Sì, perché poi finito l'attività provinciale inizia quella regionale, per cui le nostre squadre migliori vanno a confrontarsi con quelle della Toscana, quindi un bel impegno, eh? Sì, e poi dopo bisogna lasciare il tempo anche alle fasi finali nazionali, dove appunto anche quest'anno è stata oltretutto la nostra squadra, diciamo, d'elite, perché il campionato l'ha vinto il Fomenta per la seconda stagione consecutiva, per il secondo anno consecutivo, e ha vinto anche i campionati regionali. Quindi bella soddisfazione, dai. Sì, poi è stata un po' sfortunata perché nelle finali nazionali ha incontrato quella che poi ha vinto il titolo italiano di categoria, la squadra di Rimini, e quindi erano, si è dovuta arrendere. Forti, no? Sono dovute, però insomma sicuramente un buonissimo risultato. Sì, poi insomma il basket a Siena anche a livello amatori è sempre stato di un ottimo livello, insomma, ecco, e quindi per arrivare a certi livelli e primeggiare, certo, bisogna avere insomma una buona squadra, e loro sinceramente insomma sono un po' d'anni, hanno sempre avuto insieme alle altre, perché poi c'è il GHN, la Balzana, che è, diciamo, l'antagonista principale e che si alterna da qualche anno nelle vittorie dei titoli provinciali col Fomenta, e poi c'è tutta una batteria di squadre agguerritissime che cercano di inserirsi. Esatto, cercano ovviamente di andare avanti. Esatto. Per quanto riguarda invece il prossimo anno, sempre Rimini, dobbiamo vedere come, diciamo, Diciamo rispetto a quello che può succedere guardarci. Sì, diciamo da quello che può succedere a livello nazionale nella FIP o comunque nei campionati federali, è molto più variegato il panorama dell'UISP, per cui ci sono squadre che compaiono e scompaiono nel giro di poco tempo, perché ci sono società consolidate che comunque si cimentano nel campionato e con strutture ben organizzate, però diciamo che come le tante società di tante discipline della WISP sono formate un po' da gruppi di amici, tante, certo, per cui si va avanti fino a che c'è la voglia e fino a che c'è chi si preoccupa di organizzare tutto, fino a che si trova qualche soldo non sia facile, e quindi il mondo degli amatori è un po' così, insomma. Sì. Ecco. Quindi diciamo che non c'è una squadra in particolare da cui dovrà guardarsi il Fomenta quest'anno è però fuori, c'è da dire che le squadre emiliane sono forti, sono forti.
sono ostici. Sono ostici, poi hanno, come Siena e come la Toscana, hanno una grande cultura di basket, e per cui Bologna, Rimini, ma Bologna è stata per noi senesi una è stata la Basket City, è stata chiamata per tanto tempo Basket City, poi ha vissuto un periodo di declino, diciamo tra virgolette, con la Virtus e la Fortitudo che sono scese di categoria, e poi c'è stato il grande esploit della Menzana dei primi degli anni 2000, e quindi offuscata la regina è stata Siena. Quindi però diciamo comunque le squadre emiliane possono rappresentare un pericolo anche difendere il titolo, speriamo di no, ci auguriamo che comunque possa essere difeso a denti stretti. È il momento di fermarci, un piccolissimo break per gli acquisti, ma torniamo con appunto il nostro Renzo Becchini, responsabile di attività basket Wisp Siena, per Wisp On Air tra poco. Don Camisi, la musica dal passato, e anche il nostro Renzo ci ha chiesto un bellissimo brano dal passato, perché abbiamo sempre con grande piacere, perché si parla di Rino Gaetano, vabbè, che tu dico a fa. Allora il nostro appuntamento con Wisp On Air, ancora con Renzo Becchini. Wisp On Air, tutti gli sport, lo sport per tutti, in diretta su Radio Siena TV. Allora, intanto fammi dire complimenti, perché questa è una bella idea, un corso appunto abilita all'uso dei defibrillatori semiautomatici, e questo è molto molto importante, e che si terrà, vedo, il 9 e 10 ottobre. È importante perché averli, è importante usare... anche perché la normativa ora lo impone, per cui poi lo impone in una forma in cui i gruppi sportivi e chi va a fa sport bisogna si attrezzi, e bisogna quindi, oltre all'uso oltre all'apparecchio del defibrillatore, che ora incomincia a essere un po' presente dappertutto in tutti gli impianti, però le persone qualificate e abilitate all'uso del defibrillatore è importante che ci siano anche in tutti i gruppi sportivi. Esatto, mi viene in mente insomma che chiunque può trovarsi in questa situazione e non saperlo usare, uno si mangia le mani, insomma, avere uno strumento utilissimo. Sì, perché comunque il tempo di intervento è fondamentale. Sì, certo, la velocità con la quale si interviene. Esatto. Tra l'altro il corso gratuito per tutti i soci WISP, si terrà appunto a partire dalle 21 fino alle 23, e saranno due sessioni di 2 ore appunto di teoria e 3 ore di pratica. Sì, è possibile iscriversi nel sito online della WISP, WISP Siena, e danno tutti. Esatto, c'è il modulo online per inserirsi, bisogna essere tesserati in WISP, però insomma. Però è una bella idea, ma torniamo anche a quello che poi è insomma il tuo argomento, e visto che sei responsabile dell'attività basket WISP, parliamo anche di alcune formazioni di basket che ormai sono storiche. Intanto insomma, parlavamo anche di alcune difficoltà, come riescono queste formazioni a mantenere costante la loro partecipazione? Sì, appunto, come si diceva prima, ci sono delle realtà ben organizzate e anche strutturate come società sportive, per cui con partita IVA, e per cui possono recepire sponsor e quindi cercare, si sono un po' impegnate, cercare di però ci sono anche realtà molto più frequenti, forse a livello organizzate, che sono gruppi di ragazzi che condividono la passione per il basket, che si mettono insieme, e quindi poi dopo come succede spesso, si frugano in tasca, perché magari invece di andare in palestra a fare l'attività di palestra scelgono di impegnarsi e di passare l'invernata, ma anche più dell'invernata, perché comunque col campionato e con la Coppa di Lega che poi integra la stagione, arriviamo a giocare fino a giugno inoltrato. Senti, parliamo sì di grandi formazioni storiche, ma anche mi dicevi tante realtà interessanti anche in provincia, soprattutto nel provincia, cioè, perché la passione per il basket a Siena, appunto, non dobbiamo pensare che è limitata solo alla città, ma anche in provincia è molto ben ora soprattutto secondo me nella zona della Val di Chiana, per cui negli ultimi anni sono venute fuori realtà come Sinalunga, come Torrita, come lo stesso Chiusi, Asciano,
meno che comunque in qualche modo realtà competitive comunque, esatto, sì anche Torrita nell'ultimo campionato ha messo su una bella squadra con anche qualche ex Serie A, qualche ex giocatore molto conosciuto tipo Cessel o tipo ora mi sfugge il nome, insomma, che è stato a Livorno. Sì, insomma, una buona squadra e con tanta passione. Ecco, ma questa passione, perché anche per altri sport, però la passione cestistica a Siena è veramente molto sentita. Secondo te che radici, come è possibile che abbia queste radici profonde? Come te la sei spiegata questo amore, questa passione? Ma intanto il veicolo trainante, credo, della passione la fa sempre il riferimento della prima squadra della Menzana, e quindi c'è quello è un traino indiscutibile nei primi anni del 2000 è sempre stato, essendo ai vertici, ha trascinato tanta passione anche appunto proprio dai paesi, perché comunque in città la gente a vedere la Menzana c'è, certo, sempre andata, certo. Fin dal primo campionato nel 73 in Serie A, io c'ero, ci andavo dal Pietriccio a piedi. Hai mai avuto la passione di giocare, Renzo? Cioè, no, io ho sempre giocato. Hai giocato poco bene sia a calcio che a basket, però ho giocato. Però ti cimenti. Fino a 50 anni sono andati, ho giocato sia arrivato la borsa bene. 4 volte a settimana. Vedi, però ci si mantiene in formissima, camminando, giocando, eccetera. Qualcosa. Senti, dopo torniamo magari su un argomento interessante, non solo magari per chiederti quali sono tutti i campi di gioco, ma anche per i nuovi corsi di cui mi parlavi per arbitri, e questo è un altro fattore interessante. Intanto andiamo ad ascoltarci la tua richiesta musicale, perché siamo ancora a radio, mica solo una TV. Il cielo è sempre più blu, Rino Gaetano. Sempre più blu, poi per i cestisti, insomma, lo vedono ancora più, insomma, più vicino. Altissimi. Parliamo con Renzo Becchini all'interno di Wisp On Air, responsabile attività basket della Wisp Siena, anche di quelli che sono i nuovi corsi per arbitri. Sono frequentati, mi pare, no? Sono frequentati e poi sono di estrema importanza, perché ecco, appunto la figura dell'arbitro è una figura indispensabile, è necessaria, e quindi senza arbitri non si può giocare. Assolutamente. E oltretutto nel basket, oltre alle figure degli arbitri, occorrono anche quelle degli ufficiali di campo, che è la persona che sta al tavolo e compila il referto, certo, di gara. Quanto dura un corso, i corsi più o meno? Ma quello per ufficiale campo è una cosa molto semplice, per cui in 4-5 lezioni si riesce a formare un ufficiale di campo. Per l'arbitro è una cosa molto più, po' più impegnativa, però insomma ci abbiamo delle persone, dei formatori, perché l'Wisp Basket ha un proprio settore arbitrale, il responsabile Alessandro Covili, e colgo l'occasione per salutare, che appunto si dedica alla formazione degli arbitri, e il nostro slogan anche negli inviti che facciamo è: guarda il basket da un diverso punto, esatto, di vista. Perché lo è, infatti ci può essere delle persone che magari amano il basket, amano il mondo della pallacanestro, ma che per qualche motivo non possono giocare, può essere una valida alternativa. Come? È una valida alternativa, e per stare appunto su campi di gioco e per respirare comunque, esatto, l'area di e mano. Ora, come tutti gli anni, all'inizio stagione partiranno i corsi per ufficiali di campo e per arbitro di basket. Chi vuole informazioni più dettagliate può scrivere per email a basket.siena@wisp.it, oppure telefonare al comitato provinciale della WISP allo 0577 27 15 67.
e appunto riceverà tutte le informazioni. Senti, stavo vedendo anche bellissime immagini, com'è andato il Gran Gala? Il Gran Gala è bello, poi a me sono stato lì presente anche, anche a quello, eh. Ci sono gruppi di bambini e sono è un qualcosa, c'è cioè quelli che fanno danza, pattinaggio, ma tutti, cioè, sono tutti veramente bravissimi. Senti, allora, parlavamo anche dei campi di gioco, ci racconti, Renzo, quali sono i campi di gioco Whisper? Sì, dunque a Siena abitualmente giochiamo alla pista polivalente Lambardi della colonna di San Marco, che è di proprietà comunale e co-gestita da Siena Hockey insieme alla Whisp, poi alla palestra Alberto Ciccherini, conosciuta come il CONI, insomma il CONI, certo, in piazza, dietro piazza Santo Spirito, che appunto di proprietà comunale, co-gestita dalla Menzana con la Wisp, e poi nei campi provinciali delle squadre che fanno il campionato ma hanno un proprio impianto, per cui a Sciano, a Torrita, oltretutto per il secondo anno ospiteremo anche una squadra fuori dalla provincia di Siena, che è l'Arcidosso, che prima ha disputato un paio di campionati a Grosseto, dove il basket è un po' meno radicato, è un po' meno, parlo di almeno di quello Wisp, e quindi c'era meno squadre, quindi insomma hanno avuto difficoltà a organizzare, loro con tanta passione, perché d'inverno specialmente, insomma, per muoversi, fare tanti chilometri, andare al lavoro tutto il giorno, sì, e poi dopo venire, sì, a Siena a giocare a basket, insomma, ancora bisogna avere tanta passione, sì, tanta passione. E loro ce l'hanno, sono un bel gruppo, loro una società molto ben organizzata e quindi anche piacevole, e siamo contenti anche di ospitarli. Senti, allora, per tutte le informazioni rimandiamo al sito, perché è veramente ben fatto, Wisp Sport per Tutti, lo ricordiamo, Wisp Siena, avete tutte le informazioni sugli impianti sportivi, sui tesseramenti, sulle manifestazioni, su tutto quello che c'è da sapere anche per iscriversi, e io ti ringrazio per essere stato con noi e averci parlato di questo settore importantissimo della Wisp, che è appunto il settore basket. È stato un piacere, grazie di avermi ospitato e buona giornata. Buona giornata, Renzo, ci vediamo alla prossima camminata, va bene?